leggendo tacito, non mi capacito, mentre mi musico, come uno stoico, accetto il carico di un mondo panico, ma incomprensibile visto da qui. Inizierei da qui, inizierei dalla fine, dal momento in cui sono sceso dal palco di Linate, quando il 21 settembre 2019 abbiamo fatto l'ultimo Giova Beach Party di quel giro lì. Quando sono sceso da quel palco, la sensazione forte che avevo è che non fossi all'inizio, alla fine di una cosa, ma all'inizio di una cosa. Avevo ancora voglia che questa cosa continuasse. Seguendo il boom, 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 boom. Mi sento carico, mi sento pieno di energia a ricominciare a progettare, programmare e riportare poi in giro una cosa incredibile come Giova Beach Party. Mi sento pieno di speranza, pieno di vita, pieno di voglia di farlo. Ma le novità per questa edizione, la novità principale è che si rifà, e questa, dopo il tempo che abbiamo vissuto, è già di per sé una cosa nuovissima, il fatto che si ritorna a fare il rock and roll. Questa è la grande novità, e poi ci sono tantissime novità, tantissime. Ripartiamo, che è un po' un gioco di parole, ma in realtà non è un gioco per niente, è una cosa molto seria. È un'iniziativa resa possibile dall'incontro di due grandissime, importanti organizzazioni, due organismi, il WWF e Intesa San Paolo. Insieme queste due realtà lavorano per una raccolta fondi. Questi fondi, denaro, serviranno a pulire 20 milioni di metri quadri di spiagge, ambienti naturali che hanno bisogno di un intervento di ripristino. Con tutte le novità al di là che spingono, che vogliono entrare, ce ne sono tantissime. Ho fatto un sacco di pezzi, sono lì pronti per essere portati in fondo, perché molti non sono neanche finiti, però ci sono, sì. Già a dicembre usciremo con 7 pezzi nuovi tutti insieme, e poi di nuovo l'anno prossimo ogni tanto farò uscire qualche pezzo nuovo. Senza avere in mente l'idea di un album, che è un formato che forse appartiene più al passato, non al modo in cui ascoltiamo oggi la musica.